chiaro che diventa difficile trovare le parole giuste e soprattutto trovare parole diverse da quelle che sono state usate qui. Io ringrazio la comunità di Sant'Egidio di aver promosso questo presidio e ringrazio tutti quelli che si stanno attivando con determinazione, con la consapevolezza che questo momento buio per la nostra Europa. A poche migliaia di chilometri da qua si sta sparando e si sta sparando per la prima volta dopo decenni nel nostro continente. Sì, ma i È russi giusto sparano, sono i russi che sparano però, sindaco. l'Occidente tutto insieme e compattamente reagisca Contro la in Russia. maniera chiara a quello che sta capitando, perché non ci possiamo fermare a una analisi, non ci possiamo fermare a una constatazione distaccata. Quello che sta succedendo in Ucraina in questo momento riguarda la vita di ciascuno di noi. Ed è quindi quanto mai opportuno sostenere tutte le azioni che sono in questo momento in campo per fare in modo che immediatamente cessi l'azione di violenza e perché soprattutto la Federazione Russa capisca il grave errore politico che sta commettendo con questo tipo di azione. E dobbiamo essere compatti nel sostenerle queste azioni, a partire dalle sanzioni economiche, a partire da quelle che sono anche i gesti simbolici e gesti simbolici importanti. Noi qui tra qualche mese ospiteremo un grande evento di pace, di fratellanza, un evento musicale internazionale, l'Eurovision Song Contest, che nasce nell'ottica di integrare gli europei, perché l'Europa è un continente che deve continuare a vivere in pace e che ha vissuto la tragedia della guerra, come ci veniva ricordato, per troppo tempo e con troppe sofferenze. E quindi io condivido pienamente la decisione che è stata presa proprio oggi da parte di EBU e di RAI di escludere dalla competizione dell'Eurovision la compagine della Federazione Russa, non perché questo sia, come dire, utile allo svolgimento corretto dell'iniziativa, ma perché noi non possiamo stare inerti. Dobbiamo dare segnali, dobbiamo fare delle cose concrete, nella speranza che, come veniva detto, si torni quanto prima al tavolo del negoziato e che cessino di volare i cacciabombardieri e di sparare i cannoni sulle persone. Allora, la città dentro questo quadro, insieme a tutte le città italiane, insieme all'ANCI, insieme al nostro governo, insieme alle istituzioni dell'Unione Europea, è al fianco di chi vuole essere davvero costruttore di pace, costruttore di ponti e non certamente dalla parte di chi, anche con forse un po' di faciloneria, giustifica quello che sta capitando. Quello che sta capitando è ingiustificabile, non deve trovare cittadinanza. E questa è la prima volta in cui, come occidentali, ci dobbiamo compattare e ci dobbiamo compattare intorno ai nostri valori comuni, che sono i valori fondativi dell'Unione Europea, che sono i valori fondativi, veniva ricordato, della stessa nostra Carta Costituzionale, che consegna all'Italia un ruolo di pacificatore, che addirittura nella Carta Costituzionale, nella parte prima, che è quella dei principi, attribuisce un giudizio netto, usa un verbo netto, ripudia la guerra, la ripudia. Ed è questo il momento in cui, come cittadini di Torino, ma anche come cittadini europei, dobbiamo riscoprire, far tornare forte la nostra voce, andando alla radice per cui esiste questo nostro continente, che sono i valori della tolleranza, della democrazia, i valori della capacità di andare incontro all'altro, i valori che troppe volte sono stati messi in discussione e che noi dobbiamo invece difendere. Allora, per questa ragione, a nome della Giunta, a nome credo di tutti noi, siamo qua, sono qua a rappresentare il volere della città per es di essere protagonista in questa mobilitazione, che è una mobilitazione che riguarda ciascuno di noi, che riguarda le istituzioni di questo paese e che riguarda le istituzioni europee. Facciamo sentire la nostra voce in tutte le sedi possibili, con tutti gli strumenti possibili della non violenza e della capacità di forzare al dialogo, in maniera tale che quanto prima si possa davvero tornare a un tavolo di negoziato e possano cessare
possa cessare il rumore delle armi. Credo che questo sia un imperativo che travalica qualunque convinzione politica, che travalica qualunque opinione, perché questo mina alle fondamenta la tenuta dell'Unione Europea, mina alle fondamenta i valori della nostra civiltà occidentale, che invece in questo momento noi dobbiamo difendere con grande energia e con grande forza. Grazie alla comunità di Sant'Egidio e grazie a tutti quelli che nelle prossime settimane si mobiliteranno. La città sarà in prima fila e sarà sempre dalla parte della non violenza, del negoziato e della pace. Sindaco, lei ha parlato del rumore delle armi, eppure Torino è un polo di costruzione di armamenti. Io credo che in questo momento quello che deve prevalere è la capacità di comprendere che questo momento troppo difficile per il nostro continente, per il mondo intero, dopo non ancora usciti dalla pandemia, e dobbiamo lavorare sempre di più perché le politiche e i conflitti internazionali possano essere risolti dalle opzioni politiche. Credo che questo sia il messaggio più importante che viene da questa piazza. Grazie, Sindaco.